La sorte dell'ospedale Santa Croce è entrata in una fase decisiva. La Regione Marche, con gli assessori Filippo Saltamartini e Francesco Baldelli, ha annunciato l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'ospedale di Muraglia. Il sindaco di Fano teme che il nosocomio fanese venga ancor più penalizzato rispetto a una situazione attuale che lo pone in sottordine rispetto alle necessità dei cittadini. Cittadini di Fano, ma anche dell'entroterra. Ad alzare il livello di guardia e a mobilitare tutte le forze politiche è insorto Bene Comune, che con Carlo De Marchi e Luciano Benini ha suonato il campanello d'allarme, partendo da una carenza storica, quella dei servizi territoriali. Anzitutto bisogna garantire a tutto il territorio provinciale, soprattutto all'entroterra di Fano, i servizi territoriali, quelli che durante la pandemia tutti si sono accorti erano stati, se non azzerati, sicuramente depotenziati. Bisogna fare esattamente il contrario. Poi oggi abbiamo cercato di far emergere la situazione critica in cui si trova l'ospedale di Fano. Perché si trova in questa situazione? Perché noi abbiamo avuto un centro-sinistra che ha pensato di realizzare un ospedale unico provinciale. In questo modo aveva cominciato a smantellare l'ospedale di Fano in previsione appunto che nascesse questo ospedale unico. Poi il centrosinistra ha perso le elezioni su questa ipotesi, è arrivato il centrodestra, ma il problema è che in questo momento non abbiamo più l'ospedale che avevamo prima di questa scelta dell'ospedale unico, ma il centrodestra ha lasciato lo smantellamento dell'ospedale di Fano e anzi lo ha ulteriormente favorito. In questo momento l'ospedale di Fano, pur avendo molti, molti più accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Pesaro, si trova nelle condizioni di non poter dare tutte quelle risposte che i cittadini arrivati all'ospedale di Fano hanno bisogno. Bisogna ripensare anche attraverso questo consiglio comunale monografico come riequilibrare la situazione nell'ospedale di Fano. Le basi su cui si sostiene un ospedale degno di questo nome sono i reparti di medicina e chirurgia. A Fano però, a parte qualche intervento ambulatoriale e mini-invasivo, la chirurgia manca. Noi non pretendiamo che Fano abbia tutte le funzioni mediche e chirurgiche, ovviamente questo assolutamente no, ma se un ospedale funziona non può avere solo la parte medica e non avere quegli elementi minimi di base della chirurgia che fanno appunto di una struttura un ospedale. Quindi noi chiediamo che vengano ristabilite quelle funzioni minime chirurgiche assolutamente necessarie che devono affiancare la parte di attività medica del nostro ospedale. Tra l'altro il Santa Croce si distingue per i tempi lunghi con i quali fornisce le prestazioni specialistiche. Noi siamo assolutamente convinti che bisogna potenziare la sanità pubblica. Questa amministrazione regionale di centrodestra invece ci dà l'impressione che abbia in qualche modo accettato l'idea che debba invece essere potenziata la sanità privata convenzionata. Secondo noi questo è un errore, perché anche chi non ha le disponibilità economiche per rivolgersi al privato possa essere ugualmente curato in maniera efficace ed efficiente appunto dalla sanità pubblica.